Oggi a Pescara sono presenti tutti i colleghi direttori delle ARTA delle altre regioni. Discutiamo di quale impronta organizzativa dare per il futuro, per i prossimi anni, ad ARTA, in modo da avere significativamente un'organizzazione di livello nazionale su cui poi andare ad innestare l'organizzazione locale tramite leggi regionali di ricepimento e tramite i regolamenti organizzativi proprio di ARTA Abruzzo, per cercare di migliorare e dare un contributo maggiore, sempre al fine ultimo di tutelare l'ambiente rispetto a tutte le matrici, l'aria, la qualità delle acque, penso al Gran Sasso, oppure per la qualità del suolo, penso a Bussi. Un ruolo centrale quello comunque di ARTA anche per queste tematiche molto molto importanti e sensibili. Assolutamente, centrale ed obbligatorio, l'istituzione ARTA nasce e deve lavorare proprio per questo. Il fine è dare il risultato scientifico, obiettivo, a tutti i procedimenti che interessano l'ambiente, ovunque esso si manifesti. Noi monitoriamo tutti i corsi d'acqua, monitoriamo il mare, voi lo sapete, insomma quest'estate abbiamo tenuto sotto controllo pressoché quotidianamente il mare, monitoriamo tutti i corsi d'acqua principali. I laghi, i due laghi sono balneabili, quindi il ruolo di ARTA è determinante, considerando anche che oggi non può esserci uno sviluppo economico se non sostenibile dal punto di vista ambientale. Quindi la difficoltà e la missione di ARTA nei prossimi anni sarà quella di far convivere simultaneamente le due necessità, cioè sviluppo economico, opportunità per la regione Abruzzo e tutela dell'ambiente.